Ciao ragazzi, QuakesVapor, siamo qua tornati con un nuovissimo video di My Tour de France con la UAE Emirates con Diego Lissi, ragazzi. Siamo qua con la terza frazione di questo My Tour, la RS Nan Oyonnax. I favoriti dovranno stare attenti ai chilometri finali. Se seguissi le salite potrebbe permettere a qualcuno di attaccare fino in Sud'Italia. Questa è una tappa molto 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 interessante, corta e giudicata come pianeggiante, ma vedete che c'è un seconda categoria, un quarta, addirittura un terzo, a un terza categoria a pochissimi chilometri dall'arrivo. Ovviamente attaccheremo, ragazzi, con qualcuno, qualcosa ci inventeremo e non farò due tappe in questo video perché voglio vivermela al massimo questa tappa, che mi piace tantissimo perché è aperta a tantissime interpretazioni. Farò vedere ogni scollinamento su seconda, quarta e terza, perché in fuga non ci andremo, ovviamente per 4 punti al massimo non ci andiamo, non ha senso. E niente ragazzi, ci vediamo dopo, credo forse allo scollinamento della seconda categoria. Se succede qualcosa sulla seconda categoria, stop ragazzi, ci vediamo quindi subito. A dopo ragazzi. Ragazzi, blocco qui la registrazione perché vorrei provare a fare una tattica, mettere Durasek davanti e fare un ritmo alto, così da tanto accorciare le distanze e provare a staccare un po' i velocisti su questa salita che non è molto in piedi però è molto lunga. Proviamoci ragazzi, metto Durasek e Mori e Bono e perché no anche Filippo Ganna, spremiamoli tutti, ci lasciamo Conti per la fine e metto quindi a fare 100%, voglio vedere cosa succede. Un grande ritmo, tanto Vegas Teclangen ci sta proteggendo molto bene, ma manca tanto lo scollinamento, siamo in un tratto in discesa, cominciano a staccarsi i primi corridori. Grande lavoro della UAE Emirates, gran ritmo su questa seconda categoria della Croix de Serra. Ricordo che non ci sono rifornimenti dopo, quindi proviamo a abbassare un po' il ritmo per evitare di farli scoppiare tutti, mettiamoli a 80. Tranne 1,90, lasciamo Mori a 1,90. Intanto Ganna prendi tutto il gel blu. Ok, ultimo chilometro prima della vetta. Potremmo fare anche scattare Davide Conti. Sì, Groenewegen, ecco quello che volevo. Groenewegen si stacca anche Marcel Kittel, i primi due velocisti importanti. Si è staccato anche il nostro Oliviero Troia. Mettiamo Valerio Conti, provare a prendere qualche punto. Purtroppo qualcuno ha attaccato prima di noi ed è Albert Timmer, che probabilmente si aggiudicherà questo Gran Premio della Montagna, o forse no, perché il nostro Valerio Conti sì, per pochissimo prendiamo questi 3 punti importanti. Comunque accorciamo un po' le distanze e ci prendiamo qualche punto. Intanto si stacca anche Nasser Bouhanni, anche Demar e Greipel ragazzi. Sagan ovviamente non credo si staccherà ragazzi, Sagan è favorito numero uno, il mio favorito numero uno per questa tappa. Ok, ora si sono rialzati, mettiamo Vegard Steeklanger ancora a coprire il nostro Diego Lissi che lo selezioniamo e vediamo cosa succede. Non dovrebbero riuscire a rientrare i velocisti, quelli che si sono staccati, non credo si staccherà qualche altro velocista. Ecco che hanno abbassato un po' il ritmo e il nostro Valerio Conti, da solo, anche se non gliel'ho chiesto, va davanti a tirare. Non voglio assolutamente che ciò succeda, persevera senza limiti e vabbè, lasciamo Bono e Durasek a fare un ritmo abbastanza alto. Siamo a 30 secondi intanto da, no, 45 scusate, da, non taglierò più, facciamolo tutto questo fine di tappa. Ora dobbiamo stare attenti perché qualcuno potrebbe già attaccare sul Col du Mugnon, 2,6 km al 5,2%, ecco pendenze non troppo elevate. C'è anche Romain Bardet, anche un altro che oggi potrebbe far bene. Stiamo attenti al francesino della Age Désert. Maglia gialla, si vede, leader della classifica generale, Richie Porte dopo due tappe. E c'è anche il nostro Diego Lissi, mettiamo dopo Conti in caso a seguire gli attacchi, anche il nostro Christian Durasek e anche il nostro Vegard Steeklanger. Gli altri non credo si riusciranno, forse Emanuele Mori che ha un bel più di forma. Vediamo, io avrei l'idea di attaccare sull'ultima salita perché qua è troppo, decisamente troppo presto. Si sono staccati tanti velocisti, si è staccato Bouhanni e anche Christophe. Rimane quindi Peter Sagan, c'è Gilbert che potrebbe far bene, Valverde, Martin, sono tutti qua davanti più forti. Forse Langen ora sarebbe meglio proteggermi. Ok,
Andiamo. Dobbiamo entrare sull'ultima salita nelle prime posizioni perché questa tappa io mi ricordo la sbagliavo molte volte perché all'inizio non ero. Ecco, seguiamo Matteo Bono che è davanti a tirare al 60. Non sta facendo un ritmo troppo alto, ma lasciamolo così che va bene per recuperare più energia possibile. Novegas Teklangen che ci traina nelle prime posizioni. Benissimo così, dobbiamo stare attenti il più possibile. Ecco Jay McCarthy anche nelle prime posizioni. Molto veloce Jay McCarthy da Boransgrohe, vincitore intanto dell'Herald Sun Tour. No, della. Sì, della prima tappa dell'Herald. No, non è vero. E dell'altra gara australiana di un giorno. Tanto c'è Roberto Ferrari che va davanti a trainare non so per cosa, quindi assolutamente vai dietro. No, non aspetta Ganna, però. Sbagliato, scusate, persevera senza limiti, Bono. Lo mettiamo a fare un 50. Ecco che siamo qua nelle prime posizioni, pronti a attaccare ovviamente. Vegarsteig non ci sta più. Se non ci sta più proteggendo. Eccolo qui subito. Bono nelle prime posizioni. Vegarsteig Langen, siamo qui tutti. C'è anche Serge Pauwels per Jens van Rensburg e per ovviamente Mark Cavendish. C'è Henao, ci sono tutti ragazzi. Noi siamo qua nelle prime posizioni. Axel Domon per Romain Bardet. Uomo di fiducia. Ecco qua, ci siamo. Ci siamo, siamo sull'ultima salita. E vedo subito Alejandro Valverde che prova a uscire. Vegarsteig Langen deve seguire gli attacchi. Conti segue gli attacchi. Moritz segue gli attacchi. Moritz sta molto bene, vedo. E ci prova Diego Ulissi, perché no? Non attacchiamo subito, vediamo le mosse dei nostri avversari. Vediamo se ci seguono. Potrebbe essere anche un po' presto. Attacca da dietro, vedo un Uran, Rigoberto Uran, anche Alejandro Valverde. Attaccano. Principali uomini di classifica designati per questo tour, questo My Tour. Attacca Diego Ulissi e fa il vuoto. 12 secondi sul gruppo indietro formato da, vediamo, Valverde e Uran si sono staccati da 4 secondi da un gruppo di 5 formato da Porte, Henao, Martin, Mollema e Bardet. Qui indietro il gruppo con tutti gli altri trainato dal nostro Lengen che sta provando a ricucire il gap. Vediamo. Tanto Ulissi con una grande forma, sta imprimendo un ritmo molto 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 pesante. 30 secondi già presi sul gruppo della maglia gialla contenente Richie Porte, 1 km lo scollinamento. Prendiamo anche un po' di gel d'attacco per incrementare al massimo il vantaggio, perché adesso il gruppo ha riattaccato Valverde, riattacca Valverde ed è lui ovviamente l'uomo più pericoloso. È lui l'uomo più pericoloso con Peter Sagan che però non è uscito, non si è fatto vedere in questa frazione per ora. Valverde, Uran, Martin, Porte, sono tutti lì davanti. Non c'è Chris Froome ancora una volta, potrebbe essere il sintomo che non sta bene. Ecco che siamo scollinati per primi, prendiamo 2 punti. Nell'ultima salita, discesa fino al traguardo, adesso mettiamoci un po' giù per recuperare più energia possibile, anche se in realtà non ci servirebbe. Ne abbiamo tanta, ragazzi, ne abbiamo tanta. 9 km e discesa fino al traguardo. A valle, 27 secondi su un gruppo di 10 che si è staccato, fatto da Martin, Port, Bardet, Valverde, Henao, Fulsan, Mollema, Quintana, Esteban Chaves e Rigoberto Urán. Ragazzi, ci sono tutti, manca però Peter Sagan che era uno dei miei designati per questo My Tour. Vediamo se si farà vedere nelle prossime tappe. Peter Sagan che ovviamente c'è perché ho messo la modalità forte come ciclista all'inizio. Non ve l'ho fatta vedere però. E siamo in campione ovviamente, ragazzi. Non ve l'ho fatto, non ve l'ho detto forse. Ma siamo in campione. Mi sta piacendo davvero tanto. Abbiamo preso 35 secondi sul gruppo dietro di 9. Abbiamo attaccato al momento giusto. Siamo stati molto molto concentrati. Ne sta uscendo per me un numero incredibile di Diego Ulissi. Ne sta uscendo davvero una cosa bellissima. 4 km al traguardo con 32 secondi ancora. Diego Ulissi sul gruppo di 6 adesso perché alcuni sono stati ripresi, rimangono questi qua che avete appena visto. Fulsang intanto si stacca anche da un gruppo di 122, forse è caduto, forse è caduto. Prendiamo tutto il gel d'attacco pronti a fare lo sprint finale, ma per me è fatta ragazzi, per me è fatta. Diego Ulissi si aggiudica questa frazione con un numero incredibile, 36 secondi guadagnati su un gruppo di 128 al suo seguimento, vengono ripresi i contrattaccanti ragazzi. Curva, Flamme Rouge e ora l'ovazione del pubblico per Diego Ulissi, ragazzi. Diego Ulissi che vuole guadagnare il più possibile, stanno provando a rientrare 29 secondi ora, ma Diego Ulissi è troppo forte per tutti. Diego Ulissi è troppo forte per tutti e alza le mani.
alza le mani al cielo Diego Ulissi e vince subito la terza frazione di questo My Tour. Ragazzi, con che azione! Prendiamo Vegard Stig Langen solo per vedere quanto arriva questo gruppo. Sì, però senza il coso è un po' difficile, vabbè. 15 secondi mi dice. Vediamo ragazzi, vediamo, vediamo poi. Spero che abbiano dato i distacchi perché sennò potrei incazzarmi. Probabilmente lo farò. Tanto Ganna e Troia devono ancora arrivare. Aspettiamo Rüdiger Selig. Non vi taglio perché è già arrivato praticamente. In realtà Rick Zabel arriva per ultimo. Dovremmo forse essere in maglia verde anche. Vediamo. Forse maglia A few verde. minutes ago, Ovviamente vittoria di he's tappa. amongst the E leading maglia riders this verde per year. Diego Ulissi. Quindi Here's no, the maglia yellow gialla. jersey of this Attenzione, maglia stage. gialla per Diego Ulissi, maglia gialla Let's per hope Diego for his sake Ulissi, that things go as incredibile, well in the maglia gialla future, per but Diego for Ulissi alla now terza he can frazione, non me lo relish the aspettavo per moment. niente, non ci credo raga, grandissima allora questa prestazione, grande Diego Ulissi che si He fa will vedere climb onto subito the la terza podium to frazione, receive his jersey and anche a maglia kiss verde, from the tripletta hostesses. quindi, grandissimo Diego Here's the Ulissi, green jersey of this maglia stage. verde. He will climb onto the E podium maglia to bianca, receive his Madonna, jersey and a kiss tutte from le the maglie hostesses. ragazzi, tutte le maglie. Valerio Here's the Conti, credo, white maglia jersey bianca. of this stage. Eccolo, eccolo Valerio Conti, che oggi molto bene, nonostante fosse andato in fuga ieri per tantissimi chilometri. Ecco qui, Peter Sagan vince la volata di gruppo. 26 secondi arriva. Cavendish terzo, Sonny Colbrelli, Matthews, Valverde, Jens van Rensburg, McCarthy. Manuele Mori, attenzione, nono, incredibile, grande Manuele Mori. Undicesimo, Henao. Wassenaar, De Geest, Durasek, Bono, Langen e dovrebbe esserci anche il nostro Valerio Conti, sì, esatto qua. 26 secondi arrivano in 34, chiude il nostro Ferrari. Si stacca, attenzione, Philippe Gilbert per 2 minuti e 12, tra i nomi che potevano far bene oggi. Froome non l'ho visto. Vediamo la classifica generale, siamo primi con 5 secondi su Richie Porte, 6 su Alejandro Valverde, 10 secondi su Michael Matthews, 12 su Mollema, 13 su Uran, 14 su Henao, 16 su Caruso, nostro Damiano Caruso ottavo, 16 su Quintana, decimo chiude la top 10 un grandissimo Vegard Stig Langen per ora, decimo a 17 secondi, poi Pinot, Valerio Conti 12° a 24 secondi, Bono e Mori, attenzione, 36-40, ma che cosa stiamo facendo? Voi non ci crederete mai, ma siamo davvero in campione, ragazzi, ve lo giuro. E dov'è Chris Froome? Ancora, cioè, mi sembra davvero strano, eh. Non c'è Chris Froome nella top 20, ragazzi. Peter Sagan, 18°, molto indietro, quindi oggi non si è fatto proprio vedere. Adesso è andata Aru, intanto 34°, 1 minuto e 8. Tanti grandi che sono caduti. Mattias Frank, non c'è Chris Froome. 50° a 1 minuto e 39, a 1 minuto e 32, guardate la forma di Chris Froome, proprio fuori forma. Addirittura il nostro Roberto Ferrari prima di Chris Froome di 16 secondi. Maglia di Scalatore Conti quinto a 5 punti, maglia classifica punti, Ulissi prima 55, classifica giovani ciclisti Conti davanti a Simon Yates e non a uno qualunque di 2 secondi, classifica squadra, l'UAE è prima e classifica combattività, settimo nostro Valerio Conti che ieri è andato nella tappa precedente, è andato in fuga per ben 113 km e oggi è arrivato così, ragazzi, non so davvero cosa dire. Quindi, ragazzi, vi ringrazio tantissimo. Intanto abbiamo scalato 35 posizioni, benissimo. E tappa bellissima, mi è piaciuto davvero tanto, mi è piaciuta davvero tanto. Noi ci vediamo al prossimo video da Xvape, è tutto, come sempre. Bella, lasciate un commento, mi piace, vostra opinione, davvero. Grazie di tutto, lasciate un mi piace, bello.